Tetri giardini poi sfilarono uno dietro l'altro, tetre case. Mister Power accennò col dito. Lì è dove fu assassinato Child, disse, l'ultima casa. Già, disse Mister Dedalus, un caso raccapricciante. Seymour Bush l'ha cavato dai pasticci. Assassinato il fratello. Almeno così han detto. La pubblica accusa non aveva prove, disse Mr. Power. Solo indiziale, disse Martin Cunningham. È il principio della giustizia. Meglio che sfuggano 99 rei piuttosto che un innocente sia condannato a torto. Guardarono la proprietà dell'assassino. Sfilò a sinistra. Sprangata, disabitata, giardino coperto d'erbacce. Tutto andato al diavolo. Condannato a torto. Assassinio. L'immagine dell'assassino negli occhi dell'assassinato. Se la godono a leggerne. Testa d'uomo trovata in un giardino. I vestiti della donna constavano di come trovò la morte, subito dopo essere stata violentata, l'arma del delitto, assassino ancora contumace, indizi, una stringa, disposta all'esumazione della salma, sarà fatta luce. Stipati in questa carrozza, forse non gradirebbe che io arrivassi da quella parte senza avvertirla. Bisogna stare attenti con le donne. Sorprendile una volta con le mutande abbassate, non te la perdonano più. 15. Le alte cancellate di Prospects passarono ondulando sotto i loro occhi. Pioppi scuri, rade forme bianche, forme più frequenti, bianche figure affollate tra gli alberi, forme e frammenti bianchi che muti trascorrevano mantenendo vani gesti nell'aria. L'orlo della ruota stridette contro il marciapiede. Fermi. Martin Cunningham mise fuori un braccio e tirando indietro bruscamente la maniglia, aprì la porta con il ginocchio. Scese. Mr. Power e Mr. Dedalus lo seguirono. Cambia posto ora al sapone. La mano di Mr. Bloom sbottonò rapidamente la tasca posteriore e trasferì il sapone attaccato all'involucro nella tasca interna della giacca. Scese dalla carrozza mettendo a posto il giornale che aveva ancora nell'altra mano. Funerale misero, carro e tre carrozze. Fa lo stesso, cordoni, redine dorate, messa da requiem, salve d'artiglieria, solennità della morte. Dietro l'ultima carrozza stazionava un venditore ambulante con la sua carretta di dolce frutta. Biscotti teneri, quelli, tutti attaccati insieme, dolci per i morti, biscotti per i cani, chi li mangia? Gli accompagnatori uscendo. Seguì i suoi compagni. Mr. Kernan e Ned Lambert erano dietro. Hines li seguiva. Corny Kelleher si fermò vicino al carro funebre aperto e ne tolse due corone. Ne porse una al ragazzo. Dov'è scomparso il funerale di quel bambino? Una pariglia di cavalli provenienti da Finglas. Con passo penoso, faticoso, passò trascinando in mezzo al silenzio funebre un carro scricchiolante su cui giaceva un blocco di granito. Il carrettiere che marciava in testa salutò. La bara ora. Arrivato qui prima di noi, morto com'è. Cavallo che si volta a guardare col pennacchio a sghimbescio, occhio opaco.
cabeza stretta al collo. Gli comprime un vaso sanguigno o qualcosa del genere. Lo sapranno quel che scarrozzano fin qui tutti i giorni? Ci devono essere 20 o 30 funerali al giorno. Poi Mount Geron per i protestanti. Funerali in tutto il mondo, dovunque ogni minuto. Li scaricano giù a carrettate, a gran velocità. Migliaia all'ora. Troppa gente a questo mondo. Persone a lutto uscirono dal cancello. Una donna e una bambina. Arpia dal viso smunto. Donna difficile da contattarci, col cappello di traverso, il viso della bambina macchiato di sporco e di lacrime. Appesa al braccio della donna, la guarda in attesa del segnale per piangere. Viso di pesce esangue e livido. I becchini si misero in spalla la bara e la portarono dentro al cancello, tanto peso morto. Mi sentivo più pesante anch'io uscendo dal bagno. Prima lo stecchito, poi gli amici dello stecchito. Corny Kelleher e ragazzo seguirono con le corone. Chi è quello accanto a loro? Ah, il cognato. Si incamminarono tutti dietro. Martin Cunningham mormorò: «Ho patito le pene dell'inferno quando parlavate di suicidio davanti a Bloom». «Cosa?» mormorò Mr. Power. «Perché?» «Suo padre si è avvelenato», mormorò Martin Cunningham. «Aveva i Queens a Ennis. Avete sentito che diceva che doveva andare nel Clare? L'anniversario?» «Dio mio», mormorò Mr. Power. La prima volta che lo sento dire, avvelenato. Lanciò un'occhiata dietro a sé, dove un volto con neri occhi pensosi lo seguiva verso il mausoleo del cardinale. Parlava. «Era assicurato?» chiese Mr. Bloom. «Credo di sì», rispose Mr. Kernan, «ma la polizza era fortemente ipotecata. Martin cerca di far entrare il ragazzo ad Artane. Quanti figli ha lasciato?» 5. Ned Lambert dice che cercherà di far entrare una delle ragazze da Todd. Un caso penoso, disse gentilmente Mr. Bloom. 5 figli piccoli. Un brutto colpo per la povera signora, aggiunse Mr. Kernan. Davvero, convenne Mr. Bloom.